si lega a quanto detto prima. Io sono un imperdonabile romantico, e come imperdonabile romantico sono un seguace di Rousseau. Ho rotto le scatole tantissime volte dicendo che Rousseau diceva che nasciamo tutti con la testa quadrata, poi fregandocela l'una con l'altra la rendiamo rotonda. Allora io credo che in questa materia la cosa più importante sia un passo in più, come più o meno avete detto tutti. Io sono ben contento che siate venuti, che è il fatto che non solo dobbiamo fregarci l'uno con l'altro per cercare di arrotondarla, ma neppure dobbiamo fermarci a discutere. È più importante il fatto di arrotondarla che andare a discutere se quell'angolo è proprio quadrato o no, oppure non è proprio rotonda. Cioè, quello che voglio dire, il concorso dei diversi punti di vista, l'abbiamo visto anche, no, col tuo intervento, mi è sembrato assolutamente un'altra finestra che si apre, l'altra finestra, abbiamo visto almeno 5-6 approcci. E io credo che ci credono alla biodiversità, quindi credo che il parlarsi di approcci diversi ci dia un salto di qualità che sino a ieri non abbiamo avuto. Cioè, io credo che dobbiamo fare lo sforzo per scelte politiche, per sostanzialmente sostenere, per definire meglio i nostri servizi, come diceva Sgorbati, quando parliamo in termini, no, di rispondere a quali modalità rispondere alla IPPC, no? Sostanzialmente al processo ispettivo, al processo di controllo e altre cose, ma e approfondimento della conoscenza. Allora io credo che l'esercizio che abbiamo fatto oggi, al di là, da una parte una mattina che ha visto affrontare un momento politicamente e socialmente difficile, un pomeriggio di confronto, sia un buon esempio di giusto, diciamo, concorso di punti di vista e di scambio di esperienze. Io credo che sia importantissimo anche per la parte scientifica percepire qual è la difficoltà poi di gestire una valutazione scientifica, che è del tutto legittima, perché una valutazione scientifica è una proposta di conoscenza. Però la proposta di conoscenza può avere degli impatti che noi stessi in qualche modo non valutiamoli per lì, e quindi credo che sia estremamente importante. Quindi stamattina Giuseppe Blasi ha detto il suo futuro, io in parte l'ho già detto, lo ribadisco, e lo ribadisco in questi termini. Cioè, io chiederò sempre di più di avere il vostro concorso, la vostra disponibilità, anche per valorizzare l'un l'altro e validare l'un l'altro, oppure criticare l'un l'altro. Cioè, validare vuol dire anche dire non sono d'accordo, guarda che non funziona, oppure guarda come funziona bene. Cioè, la scienza o la conoscenza, soprattutto quando la scienza deve supportare delle scelte di responsabilità, deve essere estremamente chiara. Allora, io in termini di, guardi i colleghi delle ARPA, in termini abbastanza prossimi, riproporrò come ISPRA una serie di un po' più di tempo per discutere e approfondire i vari aspetti, stimolando anche una partecipazione molto più intensa. Il percorso di questo confronto, Giuseppe Sgorbati l'ha detto, è che per quanto riguarda i sistemi di responsabilità devono esserci dei punti di riferimento, non unici, ma di riferimento comuni, sui quali poi ci possono essere delle variazioni. Chiudo facendo proprio l'esperienza di un'esperienza meccanica, che è quella della meteorologia. In Italia noi abbiamo dei modelli di riferimento che non sono necessariamente il modello migliore. Modello di riferimento, mi hanno insegnato nella teoria della misura, fondamentalmente, che è l'elemento con cui mi confronto, dato un'unità di misura. Allora, se noi non stabiliamo una base rispetto alla quale, no, puoi misurare le variazioni o le cose che dobbiamo capire, oppure le sito specificità o altre cose del genere, credo che il sistema resterà sempre labile. Allora io credo che con lo sforzo di andare verso un modello nazionale, il sistema agenziale nazionale e il sistema di controlli lo senta fortemente, perché poi c'è da assumersi delle responsabilità anche rispetto a scenari che conosciamo molto meno, come, no, Maria in qualche modo ci ha rappresentato, e credo che lo sforzo debba essere fatto. Queste sono le mie conclusioni di una giornata per me molto bella, perché ha coronato, come avete capito, un percorso di interesse anche scientifico che nasce molto tempo fa. Credo che abbiamo accreditato tutta una serie, magari ci metteremo anche dentro i geologi, se no si lamentano, poi mi vengono a rompere le scatole, ce ne sono parecchi seduti in sala. Domani è la loro giornata più che la nostra, ma io ho ritenuto più valorizzare
quei quattro pilastri, forse ce n'è qualcheduno in più, ma partire da quei quattro pilastri che altri. Quindi vi ringrazio a tutti, vi ringrazio della pazienza, ringrazio i professori, ex miei colleghi quando ero professore, che mi hanno dato, ci hanno dato un contributo di sostegno in tutti questi mesi, l'Università di Ferrara, ma anche la Fondazione Navarra, che devo dire ci ha accolto con grande, i colleghi delle regioni, grazie a tutti, ministeri, i colleghi più giovani. Grazie, alla prossima appuntamento.